Ci credo, ma chissà quando. Ci sperano, ma vogliono vedere i fatti i pazienti che frequentano il vecchio ospedale di Padova. Il via ai cantieri appare vicino, secondo annunciato dal sindaco Giordani. Il passaggio alla regione dei terreni di Padova Est sarà sancito dal Consiglio Comunale del 23 luglio. A Giustina Neo, intanto, la quotidianità continua a raccontare una realtà a due facce. Da un lato, l'eccellenza medica, come la racconta questo paziente altoatesino che qui ha subito un trapianto di cuore. Nel 2016, 2 anni fa, mi hanno mandato da Merano a qua, il primario della cardiologia di Merano mi ha mandato qua a fare il trapianto, no? È soddisfatto, diciamo, delle professionalità che ha trovato qui a Padova? Veramente, devo dire, ci sono proprio dei professionisti, sì. No. E grazie a loro ho avuto la possibilità di avere una vita nuova. L'altra faccia della medaglia è l'inadeguatezza di una struttura che dimostra quotidianamente tutti i suoi limiti, soprattutto dal punto di vista logistico. Però, e qui perché è fermo? Perché sto aspettando una persona che è a pronto soccorso. E non c'era posto dove parcheggiare? No, sono entrato, però poi ho dovuto uscire perché all'interno non c'era posto. E sono qui, però qui c'è il divieto. E da dove viene? Da Stra. In tanti aspettano, come testimoniato dalle molte voci che hanno trovato spazio nei nostri telegiornali, che a Padova arrivi una svolta attesa da troppi anni.